Ciao ragazzi, bentornati qua in un mio nuovo video. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, cioè le news della settimana. Era un po' che volevo iniziare, cercherò di tenerla il più costante possibile e cerchiamo di far arrivare le principali notizie del settore a più gente possibile, perché sono stufo di arrivare al bar e non trovare nessuno con cui discuterne. La settimana in questione è dal 22 al 28 luglio, quella appena passata, e ripercorriamo un po' insieme le notizie principali. Prima di partire, se il video ti piacerà, iscriviti al canale, mettimi un mi piace e continua a supportarmi. Partiamo subito con Triumph. La casa inglese, come sapete, da quest'anno fornisce i motori 765 3 cilindri al campionato Moto2, quindi finalmente, dopo anni di test, perché è già qualche anno che si vede, è pronta per mettere in commercio la sua nuova Daytona 765. Verrà svelata il 23 agosto ed è in edizione limitata 765 esemplari per il mercato europeo e già disponibile in preordine dai concessionari. Non vedo l'ora di vederla, sono veramente curioso, speriamo sia una piccola Moto2 stradale. Partiamo da MV Agusta. MV Agusta infatti ha siglato un accordo con Longines. Chi è Longines? Longines è un produttore di motori, un costruttore di motori cinese che già produce i motori fino a 850 cc di BMW, quindi comunque ha un bagaglio di esperienza notevole. Aiuterà MV Agusta con due nuove cilindrate 350 cc e 500 cc per quattro nuovi modelli in arrivo nel 2021. Principalmente sono prodotti per il mercato asiatico. Speriamo che MV mantenga lo stile italiano e che questi piccoli modelli non abbiano un prezzo esagerato, che possano diffondersi tra i nostri diciottenni, ma che ne so, una 300, una 350, una 500 guidabile con patente A2 a un prezzo onesto, MV Agusta secondo me può far gola ai futuri diciottenni, quindi staremo a vedere, dovremo aspettare fino al 2021. Passiamo a Honda. Honda ha tre news di cui vi devo parlare. La prima è che Tony Bu ha vinto il suo 13° titolo mondiale con una gara di anticipo su Adam Raga. È immenso, cosa gli vuoi dire? È il 21° titolo costruttori per Montesa, Honda Montesa, perché Montesa dall'82 fa parte del gruppo Honda. Cosa gli vuoi dire a uno che vince 13 mondiali di trial? È immenso, basta vedere i video, immenso. Quindi complimenti a Tony Bu. Seconda news di Honda è che per il mercato asiatico hanno presentato un ADV 150, non un XADV, non ho sbagliato, un ADV 150, perde la X. XADV, che ricordiamo, ha appena vinto la Gibraltar Race. Deriva dalla piattaforma del PCX 150, quindi perde un po' delle qualità fuoristradistiche del fratellone maggiore, però potrebbe essere curioso vedere, che ne so, un domani un 150, un 300 anche nelle nostre strade. Aspettiamo EICMA per vedere se questo modello arriverà anche da noi. La terza news è una news di Pulcinella, perché riguarda Africa Twin. Honda, prima cosa, ha rilasciato un teaser dove non si vede una moto, si vede un deserto, si vede un po' di polvere, con una scritta True Adventure. La news principale è che sostanzialmente è quasi certo l'arrivo, dato l'imminente arrivo dell'Euro 5 per l'anno prossimo, Honda aggiornerà l'Africa Twin 1000, la trasformerà in 1100, guadagnerà sicuramente un po' di coppia, sopperirà alle nuove normative antinquinamento e guadagnerà 5-6 cavalli, dovrebbe sfondare quota 100, non di tanto, 100-101 cavalli. Però sicuramente arriverà con un'estetica rinnovata, si parla di un serbatoio maggiorato da per esempio 24 litri come la versione attuale Adventure Sport, però anche nella versione base. Nuovo faro, solite cose, soliti restyling. Dovrebbe arrivare la strumentazione TFT, che è un grosso difetto di Africa Twin su ambo le versioni. Dovrebbe essere anche più leggera, non di tanto, una decina di chili, però è notevole l'aumento di cilindrata e la riduzione del peso. Quindi aspettiamo EICMA per vederlo, ormai è praticamente sicuro che arrivi. Faremo a vedere. L'ultima notizia è fresca, è una cosa di pochi minuti fa. Il team Kawasaki, di cui faceva parte Ria, Aslam e Razgatlioglu come riserva, hanno perso e rivinto l'8 ore di Suzuka. Cos'è successo? A un minuto dalla fine Ria era caduto per una macchia d'olio lasciata da una Suzuki, era caduto e per un'incomprensione tra il regolamento FIM Superbike e il regolamento Endurance
era stata data bandiera rossa, però lui non aveva riportato la moto entro 5 minuti come vige nel regolamento Superbike e la gara era stata assegnata al team Yamaha. Kawasaki KRT ha quindi fatto ricorso perché c'è una piccola differenza tra il regolamento Superbike e il regolamento Endurance, che il regolamento Endurance assegna la vittoria secondo l'ordine di arrivo del giro precedente alla bandiera rossa, senza la regola che il pilota caduto debba riportare la moto ai box entro 5 minuti. Quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Ria vince la 8 ore di Suzuka, Ria, Aslam e Razgatlioglu, il team Kawasaki, però principalmente Ria perché aveva un tempo imbattibile, era il più veloce di tutti. Quindi vittoria meritata, tutti contenti a parte Yamaha sicuramente. Tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo arrivati alla fine di questo video, questo è un format che voglio portare avanti anche in futuro, quindi se il video ti è piaciuto per favore fammelo sapere, metti un mi piace, iscriviti al canale e commentami qui sotto anche negativamente, basta che me lo fai sapere. Noi ci rivediamo alla prossima, sempre gas responsabilmente. Ciao!